Sto guardando mare fuori e mi sono appassionato. I disagi dell'adolescenza. Ho pensato che per crescere ci vuole tanto coraggio e diventare grandi fa soffrire. Subito mi sono venute in mente le guerriere, quelle che ho frequentato per una vita, delle ragazze che stavano con me in comunità. Ma comunque tanti ragazzi proprio di questa età, non ancora maggiorenni, con cui ho diviso il pane quotidiano. Mare Fuori mi ha ricordato la mia vita sulle montagne russe, fatta di alti, bassi, imprevisti quotidiani, di momenti tristi, di momenti allegri. Comunque una vita colorata. Con questi ragazzi è una vita colorata. Io ho fatto tanta strada con loro e abbiamo faticato insieme per salvarci, per guarire. Loro per diventare grandi e io per diventare grande. L'altra cosa che mi è venuta in mente vedendo Mare Fuori è che anche noi in comunità abbiamo girato un cortometraggio che si intitola Api Furibonde. E lì le ragazze mi hanno insegnato che le api diventano furibonde quando non hanno un'ape regina. Ecco, loro sono delle piccole api furibonde perché non sanno a chi guardare. E in qualche modo la comunità ha fatto da ape regina per la loro vita, e io tra gli altri. La storia di questo cortometraggio è cominciata con un disegno. C'era una grande scritta: "Dov'è finito il nostro desiderio?" Una ragazza di 15 anni che si faceva questa domanda. Mare Fuori parla anche di poesia e io questa cosa la rivedo in tante giornate perché queste ragazze scrivevano poesie, facevano disegni. Abbiamo raccolto queste poesie in un libricino che si chiama Urlo, poi in un altro che si intitola Cara me. Tra le cose più terribili e belle che ho visto, c'era una poesia intitolata Senza pelle che parlava di loro che vivono senza pelle e quindi sentono tutto più amplificato, più doloroso, più freddo, più caldo, sentono tutto più forte. Allora, un mio amico che stava studiando alla Scuola del Cinema di Roma mi chiese di venire in comunità per conoscere queste ragazze che facevano queste poesie e questi disegni. Mi disse che voleva girare un film. Ecco, tutto cominciò da lì. Cominciò da quando lui, senza telecamera, venne in comunità per farsi accettare dalle guerriere che ovviamente erano diffidenti. Ecco, questo film ci ha impegnato per 2 anni e mezzo, 3 anni. E lui ha frequentato la comunità quotidianamente. Pian pianino le ragazze lo hanno accettato e si sono fatte intervistare, si sono messe a raccontare della loro vita. Così è nato il film Api Furibondi. Nel frattempo, durante le riprese del film, io sono pure stato male, vabbè, un piccolo dettaglio che è stata un'altra ondata nella mia vita e nella vita della comunità. Beh, le ragazze mi sono state molto vicine. Lì ho capito che il rapporto che c'è con loro è una cosa seria. Adesso come allora. Quando sono tornato dalla malattia, poi ho scritto un libro su questa storia, il libro che vedete qui. Ne parlo anche in un altro video che si intitola Le ragazze border. Comunque, Mare Fuori mi ha ricordato la mia storia, la storia dei miei ragazzi, dei ragazzi con cui ho passato una vita. Quando stavamo girando il film, a un certo punto sono stato intervistato anch'io e a Luca, che mi chiedeva cosa si fa davanti alle sconfitte. Guarda, è vero che cambia tutto ogni 10 minuti, che si può star bene, star male, che si fa fatica, che ci si arrampica, ma in questa sarabanda, questo continuo ribaltamento delle cose, una cosa è certa: il risultato è garantito. Prima o poi ci arriviamo. Questa è la certezza con cui sono sempre stato con loro e alla fine è diventata la certezza di tutti. Pensaci.